Benissimo, oggi è una splendida giornata, non per il tempo, perché è la prima giornata di primavera e fuori il tempo si sta già guastando, ma non è tanto quello, no? Oggi per me è una festa importante perché è Nauruz, è la festa di Nauruz, 21 marzo, è il primo giorno di primavera, è il primo giorno dell'anno per tutti i popoli che un tempo furono zoroastriani e per quelli che sono ancora zoroastriani. E anche per tutte le persone che in qualche modo sono vicine allo zoroastrismo, come il sottoscritto, che vabbè, io non sono propriamente zoroastriano perché non faccio parte di nessuna comunità zoroastriana, che in Italia non esistono. Però, insomma, mi sento legato alla visione della vita zoroastriana e di questa antichissima religione orientale e di conseguenza per me il 21 marzo è importante, no? E per appunto festeggiare questa ricorrenza che per me è importante, Nowruz, che significa in persiano, in antico iraniano, nuovo giorno, vi annuncio una decisione che ho preso, no? Ecco, che allora, siccome ogni santissimo giorno ricevo almeno una molestia da qualche psicopatico, psicotico, psicolabile fan di Bilino, no? Che tutti quanti sono così solidali nei dirmi: sta zitto, tu non devi parlare di Biglino, come ti permetti di parlare di Biglino? Sei un vecchio fallito, frocio, vivi con la mamma, sei un operaio, hai persino tre gatti, sei persino laureato in filosofia, chi sei tu? Non sei nessuno, sei una nullità, non devi parlare del nostro sacro idolo! No, ecco, ogni santissimo giorno, no? Intanto le mie visualizzazioni salgono a una velocità. Io non immaginavo, cioè, proprio veramente, penserete che sono in malafede, ma io veramente, siccome sono un po' ingenuo, cioè sono un po' staccato anch'io dalla realtà, nel senso che siccome non mi interesso eccessivamente alle puttanate che fanno gli altri, non mi rendo conto di certe puttanate. E allora non immaginavo che quando avessi voluto fare una serie di video su Biglino avrei accentrato così tanto l'attenzione. Magari un po', sì, un po' di più, ma adesso ce l'hanno su tutti con me dicendo: lo fai solo per aumentare la tua notorietà. Normalmente questa è l'accusa, no? Perché per loro evidentemente cercare la notorietà è qualcosa che non va. Si chiama etica del risentimento, no? Cioè condannare quello che gli altri fanno perché in fin dei conti si vorrebbe farlo noi, però non si ha il coraggio di farlo, no? Diventare un personaggio pubblico bisogna avere un po' di fegato, no? E questi qui sono evidentemente tutti dei vigliacchi, o semplicemente non hanno l'inventiva per farlo. E allora tutta sta gente mi dà addosso e mi dice: non devi fare i video su Biglino. A me, quando mi dicono che non devo fare una cosa, è un invito a nozze, no? A me piacciono le sfide. Se uno mi dice che una cosa non la devo fare, la mia italianità mi spinge inevitabilmente a contravvenire a questa proibizione, no? Che poi è estremamente fascistica, perché in Italia, fino a prova contraria, c'è la libertà di espressione e non solo non si deve impedire agli altri di dire quello che vogliono, ma non bisognerebbe neanche osare dire tu non devi parlare di certe cose, cioè proprio da fascisti. Ecco, loro ovviamente cercano di minare la mia autostima, no? Cioè, dice, accusandomi di essere ciò che sono e che io so di essere, no? Ecco, c'è cioè una persona qualunque e le persone qualunque hanno il diritto di dire qualunque cosa, perché sono esseri umani. E di conseguenza io ho preso la decisione, ferma decisione, che d'ora in poi farò un sacco di video di Biglino, su Biglino, perché ho scoperto appunto che le mie visualizzazioni crescono e questo può forse, no? Uno pensa, magari a furia di guardare i video su Biglino, magari vanno anche a guardarsi, cioè non so se sono
la maggior parte non saranno così intelligenti da andare a guardare dalle altre parti del canale, ma magari si degneranno poi di andare a vedere argomenti molto più interessanti e importanti, come quello su Mahatma Gandhi, su Tolkien, sulla storia delle religioni, le antiche leggende d'Italia e di altri paesi, cioè Lovecraft e altri autori importanti, cioè tutte quelle cose che sono molto più importanti e fondamentali, no? Perché uno potrebbe dire, ma come? Ma allora lasci perdere tutti quei personaggi molto più importanti di Biglino e di fronte ai quali Biglino è solo una nullità qualsiasi, come appunto Lovecraft, Tolkien, Mahatma Gandhi, Leland, Gottfried Leland, Arthur Machen e tanti altri personaggi, autori molto molto più importanti, no? Ovviamente io non è che li lascio perdere, però insomma, non so, magari mi divertirò a fare Tolkien visto attraverso le teorie di Biglino, Lovecraft visto attraverso le teorie di Biglino, perché a un certo punto uno si diverte a no? Vedere sta banda di psicopatici, cercano invano di farmi star zitto, che mi fanno soltanto ridere. Ecco, allora, chiusa la parentesi per festeggiare così questo giorno per me particolare, riprendiamo con Biglino. Ecco, e continueremo, faremo almeno 40 video, cioè io arriverò a alieni 80, video alieni 80 prima di smettere con Biglino. E dopo vedremo, magari continuo ancora. Allora, ero rimasto appunto al giardino dell'Eden e ho detto come Biglino non si confronta minimamente con i risultati della ricerca archeologica, la quale sembra insomma aver assodato che l'Eden non è dove lo pone lui, ma da tutt'altra parte, molto più a sud. Vabbè, detto tra parentesi, già questo mina le sue teorie, no? Perché una teoria scientifica deve confrontarsi con le altre teorie scientifiche. Cioè tu non puoi presentare una teoria e dire che è una teoria scientifica, presentarsela come una teoria scientifica attendibile senza confrontarsi e fare delle obiezioni con le altre teorie scientifiche che dicono qualche cosa di diverso. Perché, cioè, se per esempio, no, c'è una teoria scientifica che ti dice che, non so, Plutone ha quattro lune e un'altra invece sostiene che ne ha tre, quello, lo scienziato, l'astronomo che dice Plutone ha quattro lune, deve confrontarsi con la teoria che invece dice che Plutone ha solo tre lune, no? E portare degli argomenti. Per dire quella è falsa e la mia è vera. Così funziona nel mondo della scienza. Non, cioè, poi ovviamente quello che decido sono i dati empirici. Dati empirici, perché poi se e si vedono benissimo le quattro lune attorno a Plutone e la si vede che gira la quarta luna, allora c'è poco da fare. Non è che rimane tutto nel limbo dell'inconosciuto, cioè perché fin tanto che Biglino parla di interpretazioni delle parole senza parlare di dati storici, ok, niente da dire, una cosa fra biblisti, fra esperti dell'ebraico su l'uso di un termine piuttosto che l'altro, ma quando si arriva a voler parlare di fatti storici, no? Dire cosa è realmente accaduto, allora si esce dall'ambito dei libri e bisogna parlare di documenti storici, reperti archeologici e altre robe dello stesso tipo, insomma, ecco, cose, dati concreti. Io nelle conferenze molto raramente vedo questo confronto. Questo già dimostrerebbe che non si tratta di teorie scientifiche, ma di qualche cos'altro. Vedremo di capire che cosa sono. Comunque, all'interno del giardino dell'Eden, lui dice, no, che c'era questo gruppo di individui, prima solo maschi, poi anche femmine, no? E ho detto, non spiega perché Adamo ed Eva non erano solo due, ma erano un gruppo. Probabilmente lui lo spiega da quello che mi sembra di capire, il fatto che nella Genesi il termine Adam, l'Adam, no?
sarebbe quel singolare generico, no? Cioè come noi diciamo l'uomo, cioè creò l'uomo, allora questo lo spingerebbe a pensare che si tratterebbe di un gruppo di individui. Certo, questo poi cozza col fatto che nella narrazione biblica di fatto noi vediamo due personaggi, Adamo ed Eva, che parlano come personaggi singoli, come persone singole, mentre paradossalmente è Dio che parla come una persona plurale, molteplice, un gruppo di persone, no? Certo, nella Genesi ci sono due racconti, il primo. Cioè, due racconti della creazione, no? Perché se voi notate, l'ho già detto nella serie sulla Genesi, il primo racconto, cioè c'è un primo racconto in cui l'uomo viene creato, dice maschio e femmina li creò, no? E lì sembra effettivamente che parli di un gruppo. E l'altro invece, quell'altro, che è un racconto diverso, che racconta una cosa diversa, invece dice che è stata creata una coppia. Non so se Biglino fa notare il fatto che ci siano due racconti che hanno due origini diverse e che sono in contrasto l'uno con l'altro. Questo non ve lo so dire, nelle conferenze non lo fa mai notare. E spero che nei libri lo faccia notare, spero per lui, perché allora quando sarà il momento di demolirlo, anche lì lo demolisco. E dunque, sì, naturalmente lo demolisco solo agli occhi miei e delle persone che ragionano, non agli occhi dei suoi fanatici che continuano a molestarmi, che io continuo a bloccare inevitabilmente. Oh, alla fine forse riuscirò a bloccarli tutti, ma non credo perché sono una legione senza fine. Comunque, allora lui dice che inizialmente questi esseri artificiali, questi uomini e donne artificiali, erano sterili, no? Le femmine erano state create più che altro solo per soddisfare sessualmente i maschi, sembrerebbe da come ne parlano, perché prima i maschi si scopavano tra di loro o scopavano gli animali, no? Nel giardino. E quindi insomma probabilmente per tenerli buoni, però li avevano creati sterili perché loro volevano fare le cose, cioè gli Elohim volevano mantenere il controllo di questa popolazione, no? Le persone nascevano solo se loro volevano. Invece, se fossero stati fecondi, questi uomini artificiali avrebbero sfuggito al loro controllo, probabilmente. Ma a un certo punto interviene il serpente, che per Biglino è uno scienziato degli Elohim, no? Che poi identifica, da quel che ho capito, con il dio Enki. Niente di strano, perché di fatto penso che anche i sumerologi identificano il serpente biblico con il dio Enki, perché nel mito sumerico sul giardino dell'Eden, no? Mentre il posto di Dio è occupato dalla dea Ninhursag, se non vado errato, che è la rappresentazione della dea madre, dell'antica dea madre sumerica, che in origine si chiamava Nammu, creatrice del mondo, creatrice del cielo e della terra, più o meno come Eurinome nella mitologia greca, no? Perché nei popoli più antichi c'è sempre un grande dio padre, un grande dea madre che crea tutto l'universo, molto più spesso una dea madre, perché alle origini della civiltà esisteva un diffuso matriarcato, no? Cioè era la donna al centro della famiglia e non l'uomo, e di conseguenza la dea creatrice, cioè la divinità creatrice, che non creava dal nulla ma formava l'universo da una materia preesistente, a volte da se stessa addirittura, perché partoriva il mondo, ecco, era una dea madre. Invece il serpente, nel racconto sumerico della creazione avvenuta nell'isola di Tilmun, è occupato dal dio Enki, che era il dio dell'abisso.
qui chiudo, comincio la prossima volta, arrivederci.